si è incatenata nello storico Palazzo Polti in via Appennini ed ha impedito l'avvio dei lavori di demolizione dell'antico fabbricato. Nel frattempo l'apertura del cantiere veniva sospesa da un'ordinanza del TAR. È l'esito della mattinata convulsa vissuta lunedì mattina nel cuore di Santa Marina. Da una parte il comune con il suo ordine di demolizione in danno, dall'altra gli eredi del palazzo contrari alla decisione del sindaco. Al centro i carabinieri e la finanza chiamati dai proprietari ad intervenire. Su tutti Antonietta Tagliaferri, una degli eredi che per evitare l'avvio dei lavori si è incatenata all'interno dell'edificio riuscendo nell'intento. Le forze dell'ordine a tutela dell'incolumità della donna hanno evitato l'inizio dei lavori. I carabinieri, dopo aver raccolto le versioni delle parti interessate, insieme al comandante Michele Zitiello, si sono recati in comune per acquisire tutti gli atti relativi all'ordinanza di abbattimento. Sembrerebbe che non tutto l'iter sia stato rispettato adeguatamente dagli uffici municipali. Secondo quanto riferito dai proprietari, infatti, l'apertura del cantiere non era stata comunicata né alla prefettura né alla procura. Il sindaco Dionigi Fortunato ha spiegato ai militari le ragioni del procedimento avviato nel 2013, sottolineando che l'ordine di abbattimento si è reso necessario per ragioni di sicurezza pubblica. Per i tecnici del comune, infatti, il palazzo è pericolante e va raso al suolo. Per i proprietari, invece, si tratta di un'azione politica per punire le famiglie proprietarie dell'immobile contrarie all'amministrazione Fortunato. Uno di loro, Michele Tagliaferri, è consigliere di minoranza e più volte ha denunciato il comune. La documentazione acquisita sarà trasferita alla procura. Mentre erano in corso gli accertamenti, ai proprietari è giunto il decreto del giudice monocratico del TAR, il quale, accogliendo il loro ricorso, ha disposto la sospensione dell'ordinanza di demolizione in danno emessa dal sindaco. Il tribunale entrerà nel merito il 7 giugno, 2 giorni dopo il risultato delle elezioni amministrative.